Vorrei solo ricordare alcuni concetti che mi ha sollecitato ad esprimere il direttore Teccucci. Sostanzialmente veramente il cambio di passo che grazie o per colpa della direttiva 2760 che impone a tutti i paesi membri dell'Unione Europea l'approvazione di un sistema di gestione del rischio alluvione, anche nel nostro paese c'è stata a livello di descrizione, mappatura di pericolosità e rischio idraulico e coordinamento nella scelta delle azioni necessarie in termini di interventi strutturali e non strutturali per il contrasto di questo rischio, per la gestione di questo rischio. Con questo concetto più volte ribadito di sostituzione alla rimozione del rischio con quello di gestione del rischio, che è sicuramente qualcosa che penso tutti noi sappiamo essere un obiettivo, l'unico obiettivo possibile nel nostro paese, viste le condizioni, visto lo forte sviluppo antropico e la connaturata fragilità del nostro territorio. Solo alcuni elementi di questi piani di gestione dei rischi alluvioni, che poi penso l'intervento dell'ingegnere Bossettini più tardi svilupperà in maniera sicuramente all'altezza e sicuramente in modo approfondito. La messa a sistema della mappatura della pericolosità idraulica con una sostanziale realizzazione omogenea a livello nazionale di questo tipo di copertura, con insita anche un aspetto, una problematica che è quella del rapporto con i piani di assetto idrogeologico. In alcuni distretti si è provato già in questo piano a ipotizzare un superamento dei PAI con l'inclusione dello stesso contenuto informativo delle mappe di pericolosità, però è chiaro che stiamo parlando della stessa cosa, stiamo parlando di pericolosità idraulica che ovviamente avrà il suo tempo per essere accordata in termini di coerenza normativa con i PAI, ma che dovrà portare a regime a un'unica definizione della mappa di pericolosità in questo senso. E poi altro punto di forza della direttiva, quindi quello di gestione di rischio alluvioni, la valutazione di diverse forzanti legate alla pericolosità idraulica. Basti citare l'inclusione, la mappatura da fenomeni tipo flash flood, quindi eventi brevi intensi che in accordo con mutati scenari di cambiamento climatico sollecitano sempre più in maniera drammatica le nostre aree urbane, le nostre campagne, in generale tutta la nostra infrastruttura. E poi anche una definizione e descrizione del rischio in termini di elementi vulnerabili, in termini di categorizzazione e classificazione del rischio omogenea a livello nazionale. In questo senso ci preme sottolineare la centralità e l'importanza delle attività di reporting che, essendo sistematizzate a livello europeo, impongono di rispettare standard sia di rappresentazione cartografica che di elementi tabellari a supporto della rappresentazione, che sicuramente sono un appesantimento dell'attività di elaborazione di autorità di bacino e regione, ma in realtà dovrebbero essere viste come un'opportunità per mettere a sistema e tenere tutto insieme in una forma appunto condivisibile. Qui si viene un po' al tema della giornata. Sicuramente quello è l'esperienza di ISPRA e della piattaforma Italia Sicura, rappresenta un'eccellenza, no? Nel panorama nazionale e nella evoluzione che molti di voi avranno potuto seguire negli ultimi anni in termini di rappresentazione del dato, di diciamo, disseminazione delle informazioni relative a pericolosità e rischio idraulico. La cornice istituzionale ormai è matura, no? A partire dalle indicazioni della direttiva Inspire, che fissa le regole del gioco, l'esperienza dei vari portali open che si sono sviluppati, la stessa esperienza del geoportale nazionale e ovviamente il forte contributo tecnico e scientifico fornito da ISPRA anche in questo campo. Quindi diciamo, i tempi sono maturi per un salto di qualità e non si può vedere con estremo favore il diffondersi di questo tipo di esperienze e questo tipo di piattaforme, che sicuramente rappresentano una evoluzione
che a chi come me, come penso molti di voi, hanno seguito negli ultimi vent'anni, dai tempi del decreto Sarno, degli archiani straordinari, l'evoluzione, la mappatura di questi tipi di fenomeni e di caratteristiche, rappresenta un punto di arrivo veramente importante e di partenza appunto per un'impostazione del lavoro nuova dove si tenga davvero tutto insieme e si riconduca ad un'unica visione le varie attività in termini di gestione del rischio così come impostato nella direttiva. Grazie. Grazie, dottor Marco.